Ciao, come stanare i pensieri negativi? Bene, per stanare i pensieri negativi dobbiamo prestare attenzione a un qualcosa a cui raramente prestiamo attenzione, che è quello che si chiama il dialogo interiore. Perché noi è come se avessimo un ipnotista interno, soltanto che spesso mettiamo in atto un'autoipnosi negativa involontaria e invece dobbiamo sostituire questa autoipnosi negativa involontaria con un'autoipnosi positiva volontaria. Cioè dobbiamo prima prestare attenzione, quindi la capacità di osservare ciò che ci diciamo, perché spesso ci diciamo sono sfigato, sono sfortunato. Intanto, in quando iniziamo col sono, dobbiamo tenere presente che anche se sbagliamo qualcosa, non è perché siamo noi sbagliati, possiamo aver fatto un'azione sbagliata. Il primo pensiero negativo è quello di confondere noi stessi con le nostre azioni. Noi non siamo le nostre azioni, possiamo sbagliare, fare delle azioni sbagliate. Ma non dobbiamo confondere l'azione con noi stessi. Quindi iniziamo a prestare attenzione a quello che diciamo, ai pensieri che abbiamo. Proprio dobbiamo prestare attenzione più all'interno che all'esterno, in ogni caso, e anche quando, soprattutto quando le cose vanno male. Perché finché le cose vanno bene, tutto sommato, probabilmente avremo un buon dialogo interiore. Invece, quando le cose iniziano ad andare male, che il dialogo peggiora, ci lascia la fidanzata e iniziamo a dire: sono sfortunato, sono sfigato, sono un coglione, sono un deficiente, qua e là, il senso di colpa, una cosa e l'altra. Prestiamo attenzione. Nel momento in cui ci rendiamo conto che abbiamo un pensiero positivo, dobbiamo mettere l'antidoto. Cos'è l'antidoto? È semplicemente un pensiero contrario. In quello stesso momento l'antidoto è un pensiero esattamente opposto, perché se mettiamo un pensiero opposto toglieremo quell'altro. La nostra mente non ha possibilità di pensare due cose diametralmente opposte nello stesso momento. Quindi l'antidoto è un pensiero diametralmente opposto al pensiero negativo. Ma prima dobbiamo vedere il veleno, cioè il pensiero negativo, cioè quindi dobbiamo prestare attenzione. Quindi quando le cose iniziano ad andare male, è lì che devi raddrizzare le antenne e prestare l'attenzione al tuo dialogo interiore. Vedrai che cambieranno radicalmente positivamente le cose e cambierà radicalmente positivamente la tua vita. Bene, per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!